parlare di quella di quel disastro vissuto molto sentitamente, ancora mi emoziona. Io conoscevo Longarone, spesso andavo a Cortina e Longarone era una sosta quasi obbligatoria per gustare un gelato, famoso per il gelato. Verso mezzanotte scattò l'allarme. Partii con il dottore del reparto, il dottor Bucci, e un infermiere. E io, munito di macchine fotografiche, arrivato sul posto, non potevo metterli in azione perché era ancora buio. Arrivato a un certo punto, non potevamo neanche proseguire con la campagnola perché la strada non c'era più. E al buio io mi fermai nei pressi prima di muovermi. E nel fare il giorno non vedevo case, non vedevo il paese. E un vecchietto che chiese al vecchietto: ma Longarone dov'è? E dice: ieri sera era qui. Non ci spiegavamo cosa era successo, perché la diga, fotografando la diga, era intatta, era sana. Solo in seguito, parlando con i pompieri, parlando con altre persone, ci spiegarono che un pezzo della montagna, e precisamente la punta del Monte Toc, crollò e andò a finire nel lago artificiale della diga, il quale impatto ha fatto alzare una colonna d'acqua enorme che, cascando sul paese, ha distrutto tutto, portando via nel Piave, fino al mare, tutte quelle che ha incontrato davanti. La prima cosa che mi ha colpito sono stati i binari della stazione, che addirittura erano intrecciati, quindi una forza immane, una forza come un gigante che si è divertito a fare dei nodi. Mi mise all'opera con il sorgere del sole e nello stesso tempo arrivarono i soccorsi. Polizia, carabinieri, ma i pompieri più che altro erano quelli più attivi, più operosi. E lì cominciamo a vedere delle pozze d'acqua all'interno delle quali emergevano cadaveri, macchine e altri rottami. E lì cominciai a capire cosa veramente era successo. Quella che si presentò agli occhi dei soccorritori fu una scena terribile. Il disastro fu tale da essere definito nel 2008, nel corso dell'International Year of Planet Earth dell'ONU, come un caso esemplare di disastro evitabile provocato dall'uomo. La vicenda del Vajont è considerata dagli abitanti della zona una sorta di spartiacque tra il vecchio e il nuovo corso della storia. Prima del Vajont, dopo il Vajont. Passai 5-6 giorni a fotografare vittime, a fotografare corpi, e dopo 2-3 giorni dal sole cocente l'acqua era diventata fango, il fango era diventata polvere e le carogne di animali in putrefazione emanavano una puzza tremenda. Non riuscivo neanche a mangiare. Nel pomeriggio cominciarono ad arrivare dei familiari che lavoravano all'estero. La cosa che mi ha colpito molto, molto, è il loro contegno, un silenzio sacro, un silenzio, e il dolore lo vedevi solo sui visi. Quando cominciammo
ad allineare le bare mettevamo i nomi, fotografavo poi bara per bara con il nome della se era riconosciuta, se no si mettevano i dati, alta, donna, bionda, moro, bambino, si mettevano i dati di cosa c'era dentro. E invece chi era stato riconosciuto si metteva il nome sulla barra. Le persone che arrivavano, che riconoscevano il familiare, il parente, l'amico, non piangevano, non urlavano. Solo dal viso, dalle loro espressioni si poteva capire cosa provavano. Loro posavano la mano sulla barra, la sinistra, e con la destra. Era il loro saluto che davano, l'ultimo saluto che davano al parente, all'amico.